La solidarietà al centro della seconda edizione del Fundraising Dinner a sostegno della ricerca contro la fibrosi cistica, una malattia genetica a decorso potenzialmente letale più frequente nella razza bianca che colpisce un neonato su 3.500. In Sicilia i pazienti sono circa 500, di cui 238 in cura nella struttura di eccellenza messinese guidata da Giuseppe Magazzù e sostenuta dalla sezione Messina della Lega Italiana Fibrosi Cistica, a cui saranno interamente devoluti i proventi della raccolta fondi. A presentare l'iniziativa di beneficenza in programma martedì 4 ottobre nella cornice di Radice Pura a Giarre saranno l'ideatore Claudio Miceli, da sempre vicino alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, Liliana Modica, presidente del Comitato Lega Italiana Fibrosi Cistica di Messina, Sabrina Gagliano e Armanda Lombardo del Consiglio Direttivo, e gli chef Pietro D'Agostino, rappresentante per la Sicilia dell'Associazione Charming Italian Chef, e Sebi Sorbello, presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei. Per chi come me ha iniziato oltre 40 anni fa a occuparsi di questo argomento, sembrava veramente che non ci fossero speranze, se non quando nell'89 è stato scoperto l'igiene e poi si è data molta speranza, si è aperto veramente il cuore alla speranza che veramente si potesse trovare una soluzione per il difetto genetico. C'è stata una latenza di alcuni decenni prima di arrivare alle nuove soluzioni che sono la scoperta di nuove molecole che riescono a influenzare quello che è il difetto di base, che sarebbe un canale del cloro, cioè un canale che serve a tutte le cellule che rivestono il nostro organismo e organi vitali, e a far passare dentro e fuori le cellule il sale, il cloro che è una componente del sale, e l'acqua, e di conseguenza rimediare a quel difetto genetico che comporta che ci sia invece un muco particolarmente denso, proprio perché questo canale del cloro non funziona. Questo è, diciamo, la nuova scoperta è stata proprio nel novembre del 2011, quando un farmaco che era in realtà solamente per alcune mutazioni, perché ci sono molte mutazioni nella fibrosi cistica, che riguardava solo il 5% delle persone con questo problema, ha funzionato bene e continua a funzionare bene. Da qui sono partite altre ricerche che hanno consentito e stanno consentendo di arrivare a nuove molecole che possono agire anche nelle altre mutazioni. Nuovi farmaci sono in arrivo, qualcuno magari ancora non funziona così bene, ma la grande speranza è che le nuove molecole che si riescono a produrre ormai con una latenza in termini di sperimentazione in laboratorio e poi portandola direttamente alla sperimentazione in vivo, cioè dandola alle persone, ormai i tempi sono veramente molto più brevi di prima. La Sicilia ha tanto da raccontare in ambito culinario, diciamo. I prodotti che ci saranno durante la serata di beneficenza saranno dei grandi presidi siciliani, dalle strade del vino al consorzio del pomodoro di Pachino, al consorzio della mandorla pizzuta di Avola, piuttosto che il cappero di Salina, l'olio DOP, i vini DOP, per cui sarà un tripudio di sicilianità. Il Made in Sicily sarà molto presente, perché inoltre abbiamo coinvolto diversi chef che arriveranno da diverse regioni d'Italia e ognuno di loro porterà un contributo, diciamo, a questa meravigliosa causa che è la ricerca a favore della fibrosi cistica. Diciamo, anche loro porteranno, diciamo, quello che è il Made in Italy, o almeno, perché poi non si parla di cucina italiana, secondo me è la cucina regionale italiana, dobbiamo scindere le due cose, perché ogni regione, addirittura ogni provincia ha una sua peculiarità, la stessa ricetta viene interpretata in modi diversi.